terribile disgrazia. Il mio fidanzato mi ha lasciato. Ed è partito via lontano. E se n'è andato e adesso non lo rivedrò mai più. Ma perché? Perché mi ha lasciato? Perché? Che disgrazia. Adesso sicuramente non amerò mai più nessuno come ha amato lui. Ma perché se n'è andato? Adesso mi ha lasciato, non lo rivedrò mai più. Come faccio adesso? Bella raga. Perché se n'è andato? Chi l'ha lasciato? L'ha lasciato. Qualcuno qua torna. Oh, sta a posto? Dai, capirai. Dai quanti sono partiti da me. Poi... Perché sono partiti? Boh, forse vai a esplorare qualche altro luogo? Ma tu che ne sai? Che ne vuoi sapere? Ragazzi! Allora, sì. No, vi devo dire una cosa, perché è una bellissima cosa. Sì, ma... No, no, ma è una bella cosa, cioè, hai capito? Una bella notizia. Devo dire una cosa. Chi ti ha lasciato? Perché se n'è andato. Chi se n'è andato? Quando? Faccio un uccello. Un uccello? Dove? Dalla finestra. Interessante, mi piace questa cosa. Con un petti rosso. Un petti rosso? Dove? Ah no, sono appena mangiato un po'. Che schifo! Vabbè. Non chi non torna? Ma sai quanti? Il petti rosso per andare, sono mangiato un fatto. Non ti preoccupare, torna, tornalo. Ma no, nello stomaco del posto. Se aspetti, poi lo torna. Sì. Che mi ha lasciato. Marina. Scusate? Perché mi ha lasciato? Scusate? Perché è andato? Ma te l'ho detto che quello torna. Scusate? Ma come? Non c'è la spaventata da quel fatto, infame. Scusate? Torna, poi l'uccello. No, poi guarda. Pure in un cane è stato preso dal gabbiano. Via. Scusate? Potete lasciare il tavolo? Va bene. Volta sempre pieno qua, ogni volta. Arriva. C'è due. Oh Gesù mio. Mamma mia, quasi tutto. Ah, eccola, la ritardataria. Noi andiamo, hai capito? Il tavolo è pieno. Che cosa vuoi? Che devo preparare? Perché se ne andavo? Tornerà il petti rosso. Non ho detto che torna il petti rosso, ascoltano. Non mi ascolti. Ho lasciato. Mi devo aiutare, mi devo aiutare, scusa, non ci tengo. Sta occupato, sta occupato. Va bene, non ci aspettiamo. Andiamo là. Allora, ma voglio dirti una cosa molto importante. Lo sai che una cosa... Oh no, mia figlia è di nuovo così. Questa ormai è la decima volta che si è andato con un ragazzo e gli avevo detto mille volte stai attenta a quei ragazzi perché dopo ti possono anche tradire e io guarda così triste
E se il bar è pieno per questa malinconia, meglio che posso fare? Per essere sua sorellina, sta qui. E sta a dire sempre queste cose, meglio che posso fare? Le ho fatto mille volte di non farlo, sei sempre attenta, figlio, vedi? Attenta quando la fai un ragazzo di... non è innamorati facilmente, vedi? Meno tu hai mie madre e ti piacciono i piccioni. Andiamo, questa è la panchina, sediamoci un po'. Insieme. Tieni questo bello. Mangia dai piccioni. Cocombro. Ma bravi!